Allora, in pratica, avremmo dovuto parlare della revoca, trattare l'argomento della revoca della proposta di accettazione in una sezione, appunto, se. In realtà poi ne abbiamo parlato direttamente nella sezione precedente dedicata alla proposta dell'accettazione. Perché c'era anche un cretino che c'erano dei cretini che urlavano sul tetto perché stanno giocando alla PSP 2, lì come si chiama PS2 o quello che è, perché non ci ho mai giocato, non mi ricordo come si chiama. E pertanto, finito per distrarmi un attimo, sono andato avanti con l'argomentazione, poi dopo quando ho concluso, oltre a tirare palle di ghiaccio sul tetto per farli smettere. Mi sono ricordato che mi sono dimenticato di dire una cosa importante sulla revoca, quindi tanto la trattiamo adesso così come avremmo dovuto fare. Però, nei fatti abbiamo già trattato, diciamo, l'argomento sull'irrevocabile, sulla proposta irrevocabile, sul patto di opzione e sul, comunque, irrevocabilità della proposta nel caso di morte comunque dell'imprenditore. Ecco, la regola generale sulla revoca della proposta dell'accettazione. L'avevamo detta, anzi sulla revoca della proposta, appunto era quella appunto che se viene meno chiaramente proponente, la proposta non può che essere, non può che intendersi revocata e quindi anche se diciamo, si esprime in qualche misura l'accettazione, ad esempio agli eredi, nei fatti non ha diciamo, validità, no? Diciamo, non ha l'efficacia appunto conclusiva del contratto. Però, salvo appunto i casi appunto che avevamo analizzato in precedenza, quindi andate a vedere la sezione precedente, sulla morte e l'incapacità dell'imprenditore, o salvo il caso in cui la proposta sia irrevocabile, dove appunto ai sensi dell'articolo 1129 si dice che se il proponente sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo la revoca è senza effetto, e nell'ipotesi prevista dal comma precedente la morte o sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludono tale efficacia. Quindi, regola generale, la morte è quella dell'articolo 1128 che ci dice che la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Quindi in ogni caso la revoca è possibile fino a che il contratto non sia concluso. Che significa che con riguardo alla proposta, finché non giunge l'accettazione, il proponente può, diciamo, con un'altra dichiarazione, esprimersi nel senso della revoca della proposta. Quindi a priori, prima di ottenere un'accettazione, dichiarare appunto all'altra parte che non è più intenzionato appunto a proporre quell'affare, quindi appunto esprimersi nel senso della revoca della proposta. Viceversa, anche chi è, diciamo, ha inviato già l'accettazione, cioè anche chi accetta, cioè anche per l'accettazione è possibile la revoca, però ecco, per l'accettazione il discorso è diverso perché una volta che giunge appunto a destinazione, cioè, una volta che l'accettazione giunge al proponente, in pratica si ha subito l'effetto conclusivo del contratto, quindi a quel punto la revoca non è più possibile. La revoca è sempre possibile prima che sia stata data, diciamo, appunto, esecuzione al contratto. Quindi, la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, quindi fino a conclusione del contratto la proposta, diciamo, può essere revocata, però anche l'accettazione. L'ultimo comma dell'articolo 1328 ci dice che può essere revocata. Revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione. Quindi la revoca dell'accettazione, per essere efficace, deve semplicemente giungere al proponente prima dell'accettazione stessa, che significa che se uno si esprime con una dichiarazione verbale sull'accettazione, il contratto è concluso. Ma, se uno per via telematica o telefonica, accetta la proposta, il contratto è concluso, però se uno invia una comunicazione scritta che magari, viaggia, cioè con il sistema delle poste, che come sappiamo non è poi quello magari il sistema diciamo, più veloce per comunicare, allora ha la possibilità ad esempio di esprimersi nel senso della revoca dell'accettazione semplicemente dichiarando al proponente prima che giunga appunto l'accettazione stessa, quindi prima che si abbia con la consegna appunto dell'accettazione, cioè prima che il proponente giunga a conoscenza dell'accettazione. Se chi ha inviato l'accettazione si esprime con una dichiarazione rivolta alla revoca della stessa, infatti allora cioè, quando può giungere l'accettazione la stessa non è più valida, perché si intende appunto revocata. Quindi la revoca anche per accettazione è possibile. Poi c'è, oltre al primo comma, l'articolo 1328 sulla revoca della proposta di accettazione ci dice che
Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto. E qua c'è un riferimento più che altro, appunto, alla situazione della conclusione del contratto mediante una modalità basata sull'assunzione di un comportamento concludente, di cui all'articolo 1827, appunto, sull'esecuzione prima della risposta dell'accettante. Quindi se dopo la proposta, prima della risposta dell'accettante, la parte dà, diciamo, inizia l'esecuzione comunque, inizia, dà esecuzione appunto al contratto, ad esempio, appunto, nel caso di Bianchini inizia a imbiancare la parete, ecco che la revoca in quel caso è ancora possibile, purché si offra adeguato indennizzo. In questo caso possiamo parlare appunto di un'equa indennità, anche in questo caso, rispetto alle spese che sono state sostenute per iniziare i lavori. Quindi Bianchini inizia il lavoro perché ha ricevuto, diciamo, la proposta, però, come sappiamo, innanzitutto l'onere di, diciamo che è un onere perché cioè ha l'onere di avvisare il proponente che comunque ha iniziato i lavori. Diciamo che è un onere, penso, credo, perché chiaramente se non lo fa si sottopone al rischio di essere assoggettato a una responsabilità per danni qualora appunto dall'inizio dell'esecuzione dei lavori derivi qualche situazione controversa, perché magari il proponente nel frattempo ha proposto anche a qualcun altro che magari ha già iniziato i lavori oppure li ha addirittura già realizzati. E pertanto, oltre, diciamo, a quest'onere di comunicazione rispetto all'iniziazione dei lavori, cioè all'iniziata esecuzione del contratto, diciamo che il proponente ha anche la facoltà di revocare, ad esempio, la proposta. Però in questo caso dovrà comunque indennizzare chi ha accettato, appunto, chi ha dato esecuzione al contratto in buona fede di quelle che sono state le spese per l'iniziazione dei lavori, l'inizio dei lavori. Quindi, per quanto riguarda la revoca e la proposta di accettazione, appunto articolo 1328, direi che abbiamo concluso. Poi tenete presente l'articolo 1329 sulla proposta irrevocabile, quanto si è detto sull'articolo 1330 invece sulla morte e l'incapacità dell'imprenditore, e il patto di opzione di cui è l'articolo 1331. Poi ci sono altri articoli, diciamo, che potrebbero essere interessanti per trattare la disciplina dell'interpretazione della volontà delle parti, che sono aperti. L'articolo 1132 parla dell'adesione di altre parti al contratto. Poi l'articolo 1133 del contratto come obbligazione del suo proponente, l'abbiamo detto. L'articolo 1334 dell'efficacia degli atti unilaterali, ci dice che gli atti unilaterali producono effetto nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati, l'abbiamo detto. Ad esempio, nel caso della promessa al pubblico, atto unilaterale, nel momento in cui giunge a conoscenza, appunto, del pubblico, della generalità dei consociati, acquista efficacia. Però in questo caso la dichiarazione non è, diciamo, recettizia, mentre nel caso, appunto, in un altro caso potrebbe esserlo, e quindi giunge, diciamo, che dispiega il suo effetto appunto nel momento in cui perviene la conoscenza della persona alla quale è destinata. Poi c'è l'articolo 1335 sulla presunzione di conoscenza, e ne avevamo parlato con riguardo alle dichiarazioni, però non so se avevamo fatto riferimento all'articolo specifico. Cioè, avevamo detto la dichiarazione recettizia e la comunicazione si ritiene conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo della persona alla quale è destinata, e però salvo che la stessa, diciamo, non provi appunto di non averla ricevuta senza colpa. L'articolo 1325 sulla presunzione di conoscenza, infatti, ci dice che la proposta, l'accettazione, la loro revoca, ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona, dunque ogni altra dichiarazione recettizia, si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia. Poi abbiamo l'articolo 1636 sull'offerta al pubblico, e di queste cose abbiamo parlato quando appunto abbiamo parlato della differenza tra la proposta contrattuale e l'offerta al pubblico, anche l'invito a proporre. E c'è l'articolo specifico, l'articolo 1336, che dice che l'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto a cui conclusione diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalla circostanza degli usi. Mentre la revoca dell'offerta, se fatta nella stessa forma dell'offerta o forma equivalente, è efficace anche in confronto di chi non ha avuto notizie. Quindi, vedete come l'offerta al pubblico, abbiamo detto, si differenzia dalla proposta contrattuale, perché può anche non essere, diciamo, non
non pervenire alla conclusione del contratto con una semplice accettazione, però se contiene gli elementi essenziali del contratto allora vale come proposta, quindi offerta al pubblico, cioè rispetto all'invito a proporre, invito a proporre appunto ad esempio un catalogo o proprio la pubblicità ad esempio in televisione. La differenza con l'offerta al pubblico è che l'offerta al pubblico ad esempio l'esposizione della merce in vetrina, che diciamo se contiene gli stessi estremi, diciamo se c'è magari solo la merce magari non vale come proposta, perché uno deve entrare e prendere informazioni e fare una proposta di acquisto in base magari alle informazioni ricevute sul prodotto, però se contiene gli elementi essenziali del contratto, quale ad esempio nel caso di compravendita l'esposizione del bene con anche il relativo prezzo, allora vale come proposta, e quindi basta poi appunto l'accettazione del cliente che entra e dice ok, mi dia quel prodotto per appunto realizzare la conclusione del contratto. Però c'è appunto questa sottile differenza tra l'offerta al pubblico e la proposta, secondo appunto che contenga gli elementi essenziali del contratto o meno. Poi avevamo invece l'articolo 1337 e l'articolo 1338, ne abbiamo parlato con riguardo alle trattative, quindi responsabilità precontrattuale e diciamo reticenza appunto nella conoscenza delle cause di invalidità, nella dichiarazione appunto sulla conoscenza di eventuali cause di invalidità, e abbiamo l'articolo 1339, anche inserito nell'accordo delle parti, e riguarda invece l'inserzione automatica di clausole, della quale abbiamo parlato quando abbiamo parlato dell'autonomia contrattuale, dei limiti all'autonomia contrattuale, delle norme imperative e delle norme dispositive, proprio quando abbiamo parlato appunto dell'articolo 1322. E diciamo, altra cosa da dire importante, ma ne parleremo quando parleremo delle tipologie di contratti, quindi diciamo quando parleremo del contratto con il consumatore esporremo diciamo tutta la disciplina delle norme di protezione. Diciamo che nella sezione prima sull'accordo delle parti, nella parte finale è invece contenuta, quindi perché chiaramente trattative sono sempre una parte insomma che riguarda diciamo, l'accordo delle parti, anche se è una fase precontrattuale, appunto proposta accettazione, revoca della proposta accettazione fanno parte comunque dell'accordo delle parti, contratto diciamo con obbligazione solo proponente, esecuzione prima della risposta accettante, sono quei gli articoli si riferiscono a diverse modalità di conclusione del contratto. Presunzione di conoscenza riguarda sempre appunto dichiarazione recettizia, offerta al pubblico abbiamo detto, si distingue un articolo che ci aiuta a capire la distinzione appunto tra l'offerta al pubblico e la proposta, poi abbiamo appunto le norme sulle trattative e fine in questa sezione prima dedicata all'accordo delle parti contenuta al capo secondo sui requisiti del contratto abbiamo tutta la disciplina sulle norme di protezione, quindi appunto intanto l'inserzione automatica di clausola che l'abbiamo appena spiegato, ma soprattutto appunto clausole d'uso che si intendono inserite nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle parti, sempre con riferimento appunto ai limiti eventualmente ai limiti che l'ordinamento impone sotto profilo delle norme imperative, ma articolo 1341 e 1342, condizioni generali di contratto e contratto concluso mediante moduli formulari. Delle condizioni generali di contratto e del contratto concluso mediante moduli formulari parleremo più specificamente in seguito. Basti dire comunque che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se al momento della conclusione del contratto questi riconosciuti e la conosciuta avrebbe dovuto conoscere usando ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, condizioni che possono risultare particolarmente vessatorie, dunque che magari finiscano diciamo, per gravare tutti i rischi sul cliente, sullo stipulante o comunque deresponsabilizzare diciamo, il proponente, che in genere appunto l'imprenditore. Poi, contratto concluso mediante moduli formulari, anche sono regole che esporremo dopo quando parleremo delle norme di protezione. Infine c'è appunto, come dicevamo, sezione seconda, sezione terza, sezione quarta dedicate alla causa del contratto, oggetto del contratto, la forma del contratto, che adesso andremo invece specificamente diciamo, ad analizzare, ma non prima di avere diciamo di esserci pronunciati su quelle che sono le modalità di interpretazione del contratto riportate nella disciplina del capo addirittura del capo quarto,
Quindi adesso parliamo del capo secondo, prima sezione. Nel capo quarto è contenuta la disciplina dell'interpretazione del contratto. Ne parliamo adesso perché l'interpretazione del contratto riguarda specificamente appunto l'interpretazione della volontà contrattuale, quindi comunque qualcosa, uno strumento che consente agli operatori giuridici di capire in caso di eventuale controversia di capire come si è svolto, cioè se ci sono dei vizi nel processo di formazione di volontà che ha portato alla conclusione del contratto da parte delle parti. E quindi ne parliamo adesso. Interpretazione appunto del contratto, disciplina contenuta nel capo quarto del codice civile, cioè del capo quarto del titolo secondo, del quarto libro.